sessione pomeridiana serale sarà dedicata al tema Brexit e poi ancora al tema dei cambiamenti climatici. Domani mattina Covid-19 e partenariato con l'Africa. Per quanto riguarda il Brexit, ovviamente restiamo tutti uniti. Siamo entrati in una fase del negoziato in cui bisogna stringere i tempi. Entro la fine dell'anno non c'è molto tempo. Lavoreremo tutti. Per quanto riguarda l'Unione Europea, dobbiamo lavorare tutti, affidandoci al nostro negoziatore Barnier per raggiungere un accordo. È quello che vogliamo. Sicuramente un accordo, lavoreremo per questo obiettivo sino all'ultimo istante. Ma non possiamo certo rinunciare a lavorare per un accordo che sia equo e equilibrato, quindi non un accordo a tutti i costi. Ancora, per quanto riguarda il tema dei cambiamenti climatici, non prenderemo delle decisioni a questo vertice. Gli impegni politici, le conclusioni sono rinviate al Consiglio europeo di dicembre. Però anche qui stiamo lavorando per indirizzare questo tema, dobbiamo lavorare per la transizione energetica, abbiamo obiettivi molto ambiziosi a livello di Unione Europea, dobbiamo ridurre sino al 55% le emissioni di CO2 entro il 2030 rispetto assumendo come parametro le emissioni del 1990. È una sfida molto ambiziosa. Ci sono alcuni paesi che sono chiaramente degli stati membri che sono in difficoltà, hanno apparati produttivi industriali che diciamo per questa conversione sono mal predisposti, l'arco temporale così definito è un impegno molto sfidante, dobbiamo però lavorare tutti insieme per condurre tutti e procedere tutti insieme verso questi obiettivi, nell'interesse comune. L'Italia è particolarmente interessata perché, come sapete, il tema dei cambiamenti climatici sarà al centro dell'agenda del G20 che si terrà in Italia sotto la presidenza italiana l'anno prossimo. Poi domani mattina si parlerà di Covid-19, una questione quindi sarà al centro assolutamente dell'attenzione di tutti i cittadini europei e non solo. Affronteremo quindi, ci scambieremo delle informazioni, cercheremo di rafforzare la strategia anche per quanto riguarda il contrasto sul piano delle risposte sanitarie, cercheremo anche aggiornamenti, ci scambieremo gli aggiornamenti per quanto riguarda la ricerca scientifica e quindi i vaccini e poi ovviamente questa sarà un'occasione per cercare di coordinare meglio tutte le nostre risposte, fermo restando ovviamente il rispetto dei processi decisionali nazionali. E infine poi parleremo sempre domani di rapporti tra Unione Europea e Unione Africana. Dobbiamo assolutamente rendere costanti e molto serrata questa collaborazione con l'Unione Africana e con le organizzazioni regionali. Dobbiamo lavorare per intensificare questo rapporto che con il continente africano, che è strategico anche in uno sviluppo futuro. Noi siamo come Italia e all'interno dell'Unione Europea lavoreremo perché ci sia un partenariato fra uguali, superando modelli di cooperazione del passato che erano basati su posizioni asimmetriche. Anche questo tema dei rapporti con l'Unione Africana e col continente africano sarà al centro dell'agenda del G20 a presidenza italiana nel 2021. Grazie.